Yongkang, nella provincia del Zhejiang, è una città officina. Da qui iniziamo il nostro viaggio fra le ONG della Cina orientale. Da questa città officina, dove fra padroni e lavoratori migranti, qualcuno si è messo in testa di difendere i diritti degli ultimi.我们小小鱼劳工服务部，主要的工作就是给工人受到权利侵害的工人提供法律咨询和法律援助。那么来我们这一边的工人，进我们三年工作的登记，这数据分析，85%左右的属于工商工人来寻求援助的。 刚开始我不知道要，比方说你不管是说18000，要些什么项目啊，要怎么就，比方说你就说你这个手指就算两块石头，你这可以自己啊，大概一点的都没有，肯定也是你们指点我，这是我们根本就。但我们的工作没有违反中国的法律，再说我们的工作也确确实实，永康的打工者非常的需求量是非常大的。 Con i migliaia di lavoratori assistiti anno dopo anno, Small Fish, come altre organizzazioni attive in questo settore, è diventata una valvola di sfogo per i più svantaggiati, un punto di riferimento di cui la città ha estremo bisogno. Eppure oggi in Cina dare una forma legale a un'organizzazione come questa è cosa tutt'altro che semplice. 按照常理来说，我们应当是要是属于民政注册的，但是原来中国的法律规定就是你要通过民政注册，必须首先要到当地。 某个行政部门去找一个主管单位作为挂靠，所以我们民政没有办法通过注册，只有按照以公司的形式去通过工商注册。Per capire meglio queste difficoltà ci spostiamo a Nanchino, ricca città sulle sponde del fiume Yangtze nella regione del Jiangsu. Qui incontriamo un giovane attivista che conosce molto bene il mondo delle ONG e qualche anno fa ha contribuito a fondare un'organizzazione non governativa per la tutela dei diritti. Mi chiamo Yu Fangqiang, sono 28 anni. Sono lavorato in un'organizzazione di政策倡导性的NGO per 5 anni. 当初之所以要成立这样一个机构，也是因为我发现，在华东地区缺乏 一个从事政策倡导的法律援助的这样一个独立的民间机构。 Dal 2011 a oggi l'ufficio di Nanchino è diventato un punto di riferimento per le piccole organizzazioni della zona e gli operatori di Tian Xiaogong si muovono spesso per organizzare incontri formativi e di sensibilizzazione per la tutela dei diritti delle categorie sociali più svantaggiate. 如果想在中国成立一个NGO的话， 最大的困难可能是注册，因为根据中国的法律，如果你想成为一个法律意义上的NGO，那么你必须在官方认定的民政部门去登记和注册。 Solamente un numero estremamente ridotto di ONG può registrarsi ora come ora, anche quelle in ambiti non sensibili, perché è molto complicato. Perché ora un ONG per registrarsi deve avere un organismo che gli fa da sponsor e poi con questo organismo che gli fa da sponsor si registra al Ministero degli Affari Civili, quindi è una doppia registrazione con un garante. Un garante ufficiale, deve essere un garante ufficiale, quindi un'università, un'organizzazione di massa, il che è complicato se lavori in campi sensibili da un lato e dall'altro se sei una piccolissima organizzazione che nessuno ha interesse a farti da garante o altro. 您是注册的吗？我们是注册的机构，但是我们注册成为一个商业机构。我们的名字叫文化传播公司，但是我们确保我们每年到年底的时候，我们资金没有结余，我们对自己的定义是非盈利的商业机构。
per le organizzazioni di difesa di diritti è sempre molto difficile iscriversi al Ministero degli Affari Civili. Quindi spessissimo le vere organizzazioni autonome della società civile sono compagnie. Quindi imprese, quindi hanno dei problemi prima perché devono pagare le tasse, visto che è molto difficile trovare fondi in Cina, pagare le tasse è un enorme handicap per loro, quindi è difficile, e d'altronde è molto facile per il governo di usare il pretesto della corruzione o di tutto questo tipo di criminalità economica per impedirgli di esistere. Il quadro legislativo cinese non favorisce le entità non governative che vogliono rimanere completamente indipendenti. Ad incontrare maggiori difficoltà, ovviamente, è chi opera in settori politicamente sensibili, come ad esempio la tutela dei diritti dei lavoratori. Ma esistono centinaia di migliaia di organizzazioni che continuano ad attivarsi nei settori più disparati per fornire servizi e attività ricreative alle fasce sociali più svantaggiate. Come sarebbe la società cinese oggi senza di loro? Che ne sarebbe della tanto desiderata armonia sociale da anni in cima alle priorità del governo cinese? È con queste domande che ci spostiamo a Suzhou, 350 km a nord di Nanchino. 我们机构呢是成立于1997年的4月份，当我22岁的时候，突然患上这个强直性脊椎炎，导致呢这个全身关节都变形强直，没法行走，当时行动非常困难。 只能直立，没法像这样下坐。做淋巴结之后，做过双髋关节的人工关节置换手术才能下坐的。以前根本不能下坐，人只能像，你看脖子没法转，腰也没法转，像棍儿一样，人只能站着或躺着。在这种状况下呢，也得到了社会各界很多朋友，不管是认识的还是不认识的，很多朋友他们的无私的这样一种帮助，这是他们对我的关怀和帮助呢。 使我感受到人间的这种真情和温暖，我也想呢把这一份帮助，这一份爱呢，也想呢回报给他们，回报给这个社会。Zheng Xuejun ha reagito a un destino poco gentile e ha voluto lanciare una sfida alla propria disabilità, mettendosi al servizio dei meno fortunati. Da quando ha fondato e registrato la propria ONG, impegna tutte le energie nel proporre servizi e attività ricreative per i portatori di handicap nella propria città. La presenza attiva e costante nei quartieri è valsa a Zheng i suoi credibilità e rispetto, non soltanto fra i cittadini, ma anche presso le autorità locali. Il rapporto con il potere locale è molto ambiguo, nel senso che non c'è mai un rapporto di scontro, come è giusto che non ci sia. È un rapporto di cooperazione, cooptazione e anche di scontro a volte, ma comunque molto, molto sottotono, non nella lotta aperta che ci immaginiamo, questa società indipendente contro uno Stato autoritario. La dinamica che prevale è quella della negoziazione tra lo Stato e la società per l'acquisto dei servizi, per la risoluzione dei conflitti, per tante altre cose. Organizzazioni come quella di Zheng si trovano a lavorare in sinergia più che in contrapposizione con i governi locali e spesso operano proprio in settori nei quali lo Stato non riesce più ad offrire servizi sufficienti ai cittadini.
la Cina arriva da un modello sociale che era quello della Cina pre-riforme, in cui lo Stato offriva tutti i servizi, praticamente tutti, dalla cura per gli anziani, l'asilo per i bambini, tutto, e le mense pubbliche, qualsiasi cosa. Che era un modello che poi è diventato col tempo insostenibile, semmai è stato sostenibile. Quindi si è trovato nell'esigenza di fornire alla società questi servizi, soprattutto ai gruppi sociali più deboli, gli anziani, anche i ragazzi, le donne. Non ha avuto altra scelta che ridimensionare l'apparato dello Stato, riconoscendo i limiti di questa della capacità dello Stato di fornire servizi, e appaltare questi servizi alla società. Guangdong地区的政府非常富裕。 所以他们越来越多的采取政府购买的服务来支持该地区的草根NGO的发展，那这也就导致华东地区的NGO它的独立性会比较差一些，因为他们很多的资金来源是来源于政府。 Il potere si è reso conto che se deve prendere la responsabilità di tutta lo sviluppo delle assicurazioni sociali, dell'educazione nelle zone povere, il costo è troppo. Quindi in questo senso è disposto a chiamare l'aiuto della società e dei privati. E in questo senso è disposto a lasciare costituirsi certe organizzazioni per l'intervento proprio nel campo sociale. Shiyan è ricercatrice e docente di servizi sociali presso l'Università di Nanchino. Ha creato una piccola associazione formata da colleghi e studenti volontari che operano per la promozione dei diritti delle donne nelle zone rurali.看小视频，因为我走访过很多地方，我会发现，特别是在农村，女性对她自己的身体和对她的这个女性意识完全没有。而在农村的话，我看到有很多的就是为了生育男孩，一次又一次的损害她自己的身体，包括多生育，包括流产。所以我觉得，对于农村而言，我觉得农村女性非常需要这个部分来普及知识，让她们爱护自己的身体，让她们能够知道我是女性，我就应该关注我自己，那么我不比男性低的。 Come per i servizi ai disabili nella città di Suzhou, anche nella campagna di Hua'an, un'organizzazione indipendente affiliata all'università si trova a lavorare fianco a fianco con il governo locale. Come se, nonostante le difficoltà burocratiche in questo settore, l'uno avesse bisogno dell'altra e viceversa. Uno dei problemi fondamentali dell'ONG nella Cina orientale come altrove è quello di conquistarsi la fiducia del pubblico, perché comunque esiste in Cina questa cultura che comunque lo Stato è l'attore da cui si va se c'è un problema. L'ONG, che non sono riconosciute, che non hanno documenti ufficiali, spesso hanno molte difficoltà ad approcciarsi, avvicinarsi ai propri gruppi sociali di riferimento, tra cui i lavoratori o anche i disabili o anche le donne.
如果我们跟当地政府来，就是我们跟他沟通过之后，他们允许我们来做的话，第一阻力会比较小，第二村民的配合度会比较高。但是呢，缺点是，我们的这个视野就会受到带领我们的这个，比如说我们这次村长的限制，因为他会带我们去一些可能会选择性的去一些农户。另外就是，他们可能在场的时候也会给村民带来一些影响。L'educazione nelle zone povere, quando uno comincia a svilupparla, incontra molti problemi che sono legati al sistema politico-sociale e quando vogliono essere efficienti devono affrontare la relazione col potere locale. Allora, in queste condizioni cosa succederà? Queste organizzazioni possono o no diventare un posto dove si possono allargare i diritti del cittadino è una delle domande che si fa per l'avvenire di questa società civile. Strette da una legislazione lenta a riformarsi, nella difficoltà di reperire personale preparato e finanziamenti, le organizzazioni di base, qui nella Cina orientale come altrove, non smettono di costruire spazi di civiltà fra Stato e cittadini. E al margine di questi spazi invisibili, lo Stato osserva, controlla e sperimenta nuovi modi per immaginare il futuro di questa società. La tendenza generale appunto è quella di uno Stato che sta cercando di canalizzare la società civile, quindi e ci sta riuscendo in larga parte, sta riuscendo a creare queste forme di cooperazione con la società civile in cui la società civile crea questi compromessi tra lo Stato e la società che da un lato garantiscono allo Stato la stabilità sociale, che è uno dei suoi obiettivi principali, e dall'altro comunque limitano in parte l'autonomia, se vogliamo definirla tale, di questa organizzazione, che comunque si pongono dei paletti molto forti.